merda nel comodino. A causa dell'odore che cominciava a diffondersi in tutta la casa. Ha voglia di odoranti. La puzza, sempre più persistente, la fece dapprima pensare a un guasto. Ma non era nessuna trovatura, nessuna fuga di gas, neppure cadaveri di topo. Nulla. Sono io che tengo la merda nel comodino. Mi chiamo Edoardo, ho 22 anni e sono della dieta. Alla merda ci sono arrivato per gradi. Ho cominciato a fare considerazioni sul colore. Marrone, come la terra. A me piace la terra. Sui cartelloni che ci facevano fare le elementari, il mondo era un'immensa palla di tutti i colori. In realtà è blu, i mari, e marrone. Bisogna sempre considerare in ogni cosa i colori giusti. Mi fa ridere che nelle pubblicità rovescino sugli assorbenti liquidi sempre blu. Io, da bambino, pensavo di pisciare molto sbagliato, perché pisciavo giallo. Guardavo la tele e la piscia era blu. Ma è la pubblicità che modifica le cose. Se ci avete mai fatto caso, nelle pubblicità non c'è mai merda. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato a conservarla. Se la facessero vedere alla tele sarebbe blu o verde come la piscia. So che mia madre ha fatto finta di nulla, l'ha buttata via semplicemente. A cena mangiava la segnata con la faccia china. Si sentiva soltanto il rumore della televisione e ogni tanto uno dei suoi lunghi sospiri. Quelli delle grandi occasioni, come quando lo zio è finito sotto una macchina, come quando le è caduta nel cesso la collegna d'oro. Erano anni che non la sentivo sospirare così. Le gridai che cazzo c'era! Rimase zitta come al solito, guardando la ruota della fortuna. Le spinsi la faccia dentro il piatto e che se lei si guardava quelle trasmissioni di merda, anch'io potevo tenerla nel comodino. La merda. Non potevo mai decidere io cosa guardare in televisione, mai una volta che decidessi io cosa guardare la sera. A me piaceva Milano Italia, a mia madre no. Non si può collezionare figurine fino a 22 anni. Io non ho amici con cui andare a giocare freccette o al cinema porno. E non me ne dispiace affatto. Bisogna cambiare la situazione politica! Fare qualcosa per questo mondo! Lo dicevo da sempre. Fin da bambino. Per questo tengo la merda nel comodino!